Salve, oggi prepariamo un piatto di riso, del riso saltato, eccolo qua, lo facciamo con i carciofi, però lo potete fare con qualsiasi verdura, è molto buono, fatto con i broccoli, fatto con le cime di rapa, fatto con il cavolfiore, con qualsiasi verdura. Io quest'oggi vorrei farlo con i carciofi. Iniziamo subito a mettere a cuocere il nostro riso. Naturalmente un riso da bollito, potete fare se vi piace, io preferisco quello normale, il nostro riso italiano, ma se volete adoperare quello che non scuoce potete adoperarlo, stavo dicendo una marca ma non posso, quello che non scuoce, quello da insalate, io preferisco questo comunque, quello normale, riso da asciutto. Nel frattempo che il nostro riso sta cuocendo, noi prendiamo i carciofi e li tagliamo a spicchietti abbastanza fini. Perché? Perché noi li faremo bollire assieme al riso appena questo arriverà a tre quarti di cottura, dopo 10 minuti circa, su per giù. Eccoci qua. Direi che in questo caso un bel carciofo a testa è più che sufficiente. Come vedete, eccoli qua. Come vedete qua, mi sono pelato anche i manici perché se sono belli teneri, e questi lo sono, sono saporitissimi, possiamo adoperarli benissimo. Li pelate con il pelapatate ad archetto e questo è un bel risparmio. Eccoci qua. Mettiamo tutto qui. Un po' ammucchiato, ma ci sta, sì. Ecco qua, è un piatto molto semplice, ma sinceramente un piatto veramente gustoso, veramente che, diremmo così, può diventare benissimo un piatto unico se noi a vicino mettiamo un qualcosa di carne o anche di formaggi. Ecco, sono trascorsi 10 minuti dal momento che abbiamo inserito il riso nell'acqua salata, noi qui ci siamo, pertanto ora inserisco i carciofi e alzo anche leggermente il fuoco in modo che l'acqua non mi perda di bollore. Come avete visto, ho inserito i carciofi molto più tardi, in quanto quei 4 o 5 minuti tagliati fini come sono, riusciamo a farli cuocere ma anche rimanere al dente, perché quello è importante, che le verdure mi rimanghino al dente, perché la verdura troppo cotta a mio avviso perde quasi tutto, va bene che qui è assorbito dal riso, dall'acqua e dal riso, però il sapore ne perde tantissimo quando le verdure sono troppo cotte. Ecco, in questo caso noi abbiamo messo i carciofi nell'acqua, oppure qualsiasi altra cosa che mettiamo nell'acqua con la pasta, con il riso che stiamo cuocendo, diremo così che le vitamine vanno nell'acqua perché sono idrosolubili e vengono assorbite dall'acqua che la pasta o il riso assorbe, quindi non perdiamo, direi, quasi nulla. Eccoci qua, ora aspettiamo proprio che il tutto cuocia, ma non ci siamo ancora. Direi proprio che ci siamo, pertanto scoliamo il tutto, lo lasciamo leggermente morbido, lo mettiamo nella padella dove ho fatto sciogliere una noce di burro e dorare uno spicchio d'aglio. Oddio, l'aglio qui a chi piace può metterlo, chi non piace non lo metta. Accendiamo il fuoco, diamo una bella prezzemolata.
facciamo sì che il tutto si insaporisca. Ecco qua. Ecco fatto. Mettiamo il nostro riso e carciofi saltato. Come vedete è un piatto molto semplice da farsi, direi molto buono. Oltretutto chi vuole mettere può mettere del parmigiano, oppure se vuole anche a chi piace del pecorino. Ecco, il nostro piatto può essere buono con qualsiasi formaggio, meglio se un formaggio, diremo così, locale. Con questo mi sembra di aver detto tutto, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e come sempre a Dio piacendo, arrivederci a domani. Salve!